Il leggendario ciclista italiano Felice Gimondi. Il campione avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre. Purtroppo ha causato un malore fatale nel tardo pomeriggio di oggi nelle acque di Recanati. Gimondi si sarebbe sentito male mentre faceva un bagno nelle acque della seconda stazione turistica siciliana. Purtroppo qualsiasi tentativo di soccorrerlo da parte dei bagnini del 118 è stato vano. Only sky. Percorrere l'immensa carriera di Felice Gimondi non è certo facile, anche perché il campione di Sedrina è stato uno dei ciclisti più grandi in un periodo storico molto particolare per il nostro paese. Atleta completo, dotato di grande intelligenza tattica, Felice Gimondi, nonostante abbia incontrato sul proprio cammino un certo Eddy Merckx, è stato capace di scrivere il proprio nome sull'albo d'oro di un campionato del mondo, di un Tour de France, di tre giri d'Italia, di una Vuelta in Spagna, ai quali vanno aggiunti anche una Parigi Giri di Lombardia, tutto di grandi uomini che grazie al proprio carattere e alla propria determinazione hanno contribuito al grande successo e allo sviluppo del ciclismo, oggi troppo spesso bistrattato ma sempre popolare grazie alla grandezza di personaggi come Felice Gimondi. Il 52esimo Tour de France e iscrive il suo nome nell'albo d'oro della grande corsa a tappe dopo quello di Bottega, di Coppi, di Bartali e di Ventini.